è ora di passare alle cose formali. Asta del fantacalcio in tenuta da cose formali e poi vediamo come va. C'è già caldo, quindi vorrò fare solamente la scena per aprire questo video e vi porterò la mia squadra di fenomeni, di giovani campioni con i cani che abbaiano. Voi su che puntata fantacalcio? Scrivetelo qui sotto nei commenti e arriviamo immediatamente almeno a 3000 like. E ora di passare alle cose formali. Mamma, mamma mia, quanta ignoranza, ma si può? Può un uomo prendersi su in... ancora estate, piena estate, anche se ieri c'era un po' più fresco, e mettersi un completo giacca, cravatta, camicia e andare a fare il fantacalcio con i suoi amici? Eccolo, qua, qui. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che ho creato un secondo profilo Instagram, trovate sempre qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network, andate a seguirlo, riempiamolo, arriviamo immediatamente a 10.000 like, riusciamo a farlo arrivare a 10.000 seguaci perché pubblicherò tantissime cose divertenti sul calcio, tantissime informazioni, tutti i miei pensieri, insomma i video sul calcio si trasferiscono su questo profilo Instagram e il fantacalcio sarà grande protagonista, quindi seguitemi. Comunque ce l'abbiamo fatta, abbiamo iniziato intorno alle 10:30, un quarto alle 11 ieri sera e abbiamo terminato che praticamente era alle 4 di notte. Ho dormito poco, sono provato, è mezzogiorno, però è sabato, quindi sono a casa e ho tutto il tempo per riposarmi. Ma nel mentre non potevo assolutamente non farvi vedere la mia rosa di giovani campioni. Sono abbastanza soddisfatto, anche vero che mi ero preparato in un certo modo e non sono riuscito a attuare quella strategia. Volevo prendere due punte importantissime che alla fine sono arrivate, ma non con quello che mi aspettavo io. Mi sarebbe piaciuto fare una coppia tra Higuain Immobile oppure Dzeko Immobile oppure Higuain Insigne, insomma Insigne Immobile erano due giocatori su cui puntavo terribilmente tanto. Alla fine comunque due top player sono arrivati e sulla carta potrebbero essere potenzialmente più vantaggiosi, ma non vi svelo niente, andiamo a vedere tutti i reparti. E ovviamente lo facciamo con la maglia di Los Pollos Hermanos, qua, bellissima, sempre fedele. Proprio come il nome della mia squadra, Los Pollos Hermanos, dove la porta sarà difesa da Berisha, Perin e Gollini. Ho preso subito Berisha perché era andato via 29 crediti, mi ero messo in testa di spendere sui 40 crediti al massimo per i portieri, quindi Berisha rientrava completamente nella spesa, Gollini e il suo vice, e alla fine è arrivata l'occasione Perin a 15 crediti, ho sforato di 5 crediti il totale di portiere. In difesa invece ho fatto un pochino una cosa che non dovevo fare. Ho speso più soldi del previsto. Mi aspettavo di arrivare alla fine tra portiere e difensore e spendere al massimo 80, 85 se proprio proprio, invece ho toccato quasi i 100. Però sono arrivati tantissimi difensori affidabili come Miranda, Manolas e Albiol. Questa sulla carta è la difesa titolare e sono tre giocatori di tre big e in difesa dovremmo andare molto bene. Per completare il reparto, non so come si legga ma ci provo. Nick ne parlano un gran bene, ha fatto gol anche con la spalla l'altro giorno. L'Udinese non ha tantissimi centrali affidabili, quindi io ci ho provato Rossettini e Pisacane, che sono due certezze nel Genoa e nel Cagliari. Vaisanen, perché un mio amico tipo a spalle l'ha chiamato un credito, quindi potevo immaginare potesse essere una sorpresa, quindi io un 2 l'ho investito e vedremo alla fine. Tanto mi pare che sia titolare, le prime due le ha giocate, chissà la terza. E infine Strinic è arrivato alla Sampdoria dal Napoli appunto per fare il titolare, sicuramente non in tour. Dicevo che ho speso un po' tanto perché i vari Miranda, Manolas e Albiol mi sono costati 10-15 crediti l'uno, ovviamente su 500 in 10. A centrocampo volevo un nome su tutti, Suso, ed è arrivato, sono contentissimo, infatti Suso è stato il mio primo acquisto per 65 crediti. Poi ho voluto scommettere su Bernardeschi, l'ho pagato 25 e alla lunga tra Champions, turnover e tutte queste cose qua potrebbe ritagliarsi un bello spazio. Poi io sono un amante di Bernardeschi, l'ho avuto anche l'anno scorso alla Fiorentina e 11 gol li ha fatti, quindi spero che almeno 3, 4, 5 al massimo con la Juve li possa fare. Che dire, l'ho preso perché non è costato tanto, 13, 14 crediti al massimo. Su Chiesa ho fatto un bel investimento, ho speso 40, ma sono sicuro che è proprio l'erede di Bernardeschi sa lui. E per finire Allan e Barella. Allan è un giocatore che mi piace tantissimo, l'avevo anche 2 anni fa, adesso c'è un ballottaggio un po' sempre in corso, però le sue partite le farà sempre. E Barella mi piace veramente tanto tanto tanto, potrebbe essere una bella sorpresa ed è titolare inamovibile. Tra l'altro ho preso Baracche e questa è la mia scommessa di quest'anno a centrocampo, dato che Del Neri ha detto che ne è stregato qualitativamente, un giocatore fantastico. Io l'ho preso, ho un credito, lo tengo lì, vediamo come va. E poi finalmente arriviamo davanti, dove ci sono i due top player, che poi mi direte anche voi se sono top player o no. Ho finito il giro praticamente di tutti gli attaccanti, rimaneva fuori solamente un nome, quello su cui avrei puntato, non dico meno, perché quello su cui avrei puntato meno era Mertens, perché c'è la concorrenza di Milik, ma subito dopo veniva Dzeko. La mia preferenza di attaccanti era Icardi al primo posto, Higuain al secondo, Belotti al terzo, Immobile al quarto, Dzeko al quinto e poi Mertens. Mi ha toccato il bosniaco della Roma, che comunque l'anno scorso
Ursula, il capocannoniere del campionato. L'ho preso per 163 crediti, mi pare, 162 go in, quindi l'avessi saputo probabilmente avrei preso il Pipita, ma ho preso Dzeko. Poi ho preso il pazzo gol, perché per quanto tutti dicano che non giocherà a Verona, mi viene difficile pensarlo che il Verona possa prescindere da Pazzini. L'altro top player è Milik. Arkadiusz viene da una stagione tribolata, veramente piena di problemi, con la rottura di qualsiasi cosa nel ginocchio. Mertens è esploso, ha fatto i suoi 33 gol, mi pare, non mi ricordo neanche più. E per Milik lo spazio si riduce terribilmente, ma a me viene quasi impossibile da pensare che Mertens intanto possa replicare una stagione con così tanti gol e che Milik possa fare la panchina tutto l'anno. Quindi io per una trentina di crediti Milik me lo sono portato a casa, perché fare Dzeko Milik, quindi i due attaccanti, uno titolare che è Dzeko della Roma, e sappiamo benissimo che la Roma ha sempre portato tantissimi bonus, e l'altro del Napoli che non parte titolare, ma sappiamo benissimo anche qua che l'attacco del Napoli è un attacco veramente esplosivo e da fantacalcio. Quindi Dzeko Milik insieme possono fare veramente bene, secondo me, vedremo durante l'anno. De Frelis, essendo quasi il vice Dzeko, non so, adesso c'è anche Schick, però secondo me possono giocare anche due punte insieme, invece che con il tridente possono giocare, che ne so, Schick e Dzeko, Schick e De Frel e Schick, non lo so, vedremo. Ho voluto scommettere su Bajic dell'Udinese, insomma, sull'Udinese ho scommesso tanto, con il difensore, il centrocampista e l'attaccante, dato che di solito l'Udinese è questa caverna di talenti nascosti, io ci ho provato, dato che hanno venduto anche Tero, magari un posto se lo ritaglia. Tra l'altro questo prima segnava tantissimo. E poi un mio fedelissimo Politano, che è passato tra gli attaccanti, però per completare il reparto ci sta, è un titolare, non dovrebbe perdere neanche una, quindi Politano come secondo panchinaro mi dà una sicurezza incredibile. A centrocampo, Alessandro, scusami, mi sono dimenticato di parlare di Florenzi, che tra l'altro ieri sera tornato in campo, ha anche segnato il gol contro la Chapecoense, quindi mi auguro veramente che possa tornare ai suoi livelli. L'ho pagato 1, quindi pagare Florenzi 1 penso che sia un affare sempre. A centrocampo potrebbe benissimo fare la mezzala, se dovessero passare a rombo avrebbe quasi il posto assicurato in ballottaggio con Gonal, Holmes, Pellegrini, insomma a rotazione giocherebbero tutti. Potrebbe fare il terzino destro, ma non credo, e potrebbe addirittura fare l'attaccante esterno di destra nell'attacco a 3, quindi io Florenzi l'ho portato a casa. Niente, questa è la squadra, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Secondo me è una squadra fatta molto bene, ovviamente si poteva fare di meglio, ma si poteva fare anche molto molto di peggio, non lo so, potrei quasi giocarmelo bene questo fantacalcio. Tra l'altro questo è l'unico che faccio quest'anno, incredibile, vabbè, tranne quello della Gazzetta su cui non ci starò troppo dietro, però questo è l'unico fantacalcio che faccio quest'anno, sto diventando grande. Per quanto possa contare a 7 giorni, ho già messo la formazione, che è questa qua: Berisha, Raul Albiol, Miranda, Manolas, Bernardeschi, che speriamo che qualche minuto la faccia, Chiesa, Suso, Florenzi, De Frel, Dzeko e Milik, insomma una bella formazione vedendola così. Perin, Nietzsche, Pisacane, Chedira, Allan, Pazzini e Politano invece completano la panchina. Sarai la mia croce, la mia delizia. E questo è tutto, ragazzi, questo è veramente tutto per il mio fantacalcio, ci fermiamo qua, ma ovviamente vi darò degli aggiornamenti sul profilo Instagram Luca dei Brailles, quindi iscrivetelo, cercatemi, aggiungetemi, seguitemi, mettetemi mi piace, in modo che possa avere un profilo privato che è il classico luca.toselli e un profilo di lavoro di YouTube che è Luca dei Brailles. Fatemi sapere anche qui sotto in descrizione se avete già fatto l'asta, se avete qualche idea, se vi piace la mia squadra, come potevo migliorarla. Vi lascio anche il link alla lega in cui potrete vedere tutte le altre rose quando verranno inserite. E niente, da Los Pollos Hermanos è tutto, speriamo che Dzeko e Milik facciano una stagione da 100 gol a testa e incrociamo le dita. 3000 like, li aspetto, mi raccomando.